Questo che cos'è? Sono il devasto robotico automatico giga ottimizzato. La tua stella della morte controlla la mia gabbia cerebrale, indicando che tu sarai il mio cavaliere. Ciao. Monto cannoni a propulsione idraulica Terror 4000 e placche corazzate al titanio. E allora andiamo a farci un giro. Questa è per te, Spider. Ti spiezzo in due. Classico barile esplosivo. Genocidio, mon amour. Bentornato a casa, killer. Sloan, l'ultimo colpo che mi resta è riservato a te. E poi cosa farai? Vai in pensione? Tagli il praticello tutti i sabati e ti guardi il football la domenica? No, Rex. Tu non sei nato per il giardinaggio. Tu vivi per uccidere. Tu sei pazzo. Sono un dio! Più di una macchina! Più di un uomo! Sono il meglio di entrambi! Un nuovo Zeus pronto a regnare su una nuova umanità! Potevi essere uno dei miei cyber sacerdoti, il mio braccio destro! Ma ora è il momento di rottamare questo Mark IV. Ti sbagli, Sloan. È un errore mortale. Allarme. Sistemi compromessi. Impossibile uccidere Sloan. Mi dispiace, Rex. Che spreco! Ti sei rammollito! Come i politici di Washington. Lo sai che stanno negoziando la pace con i comunisti? La pace, Rex.
La pace. Perché non riesco a ucciderti? Patetico figlio di puttana! Sei solo un mucchio di cavi e programmi. Non c'era più niente di Rex Power Cult quando ti hanno trovato. Solo un DNA senza anima. No! Ti ho dato i miei ricordi, le mie esperienze, la mia infanzia. No! Rex! Ti ho programmato. Io ti ho creato. Io sono tuo padre. No! Rex, renderti una macchina ti ha salvato la vita, ma non ha mai cambiato la cosa più importante, il tuo cuore. Hai un gran cuore. Sei molto di più di un mucchio di cavi e linee di codice. Io credo in te, Rex. Ora devi crederci anche tu. Buonanotte, Rex. No! Buongiorno! Elizabeth! Rex! Hai ucciso il colonnello Sloan! Tutto quel potere gli aveva dato alla testa. E adesso, Rex? Verranno qui e si porteranno via tutto. La tua ricerca, le tue armi, il sangue di drago. È quello che vuoi? Un esercito di mostri? È quel che voleva Sloan, ma io sono diverso. Ho riattivato le trappole di sicurezza nei bunker. Basta un pulsante e tutto andrà in fiamme. Tu ci hai salvato, Rex. O forse, Doc, tu hai salvato me. No, Rex. Ci siamo salvati a vicenda. E cosa mi dovrebbe rappresentare sta cosa? La puttana è cattiva? La puttana è una cyborg cattiva? La puttana è solo una cyborg, ma sempre buona? La puttana si è messa le lenti a contatto viola? Ma chissà perché Sasha Grey è andata di Pre-TV. Ora iniziano i titoli di cosa? Ma non credo che a qualcuno freghi qualcosa dei titoli di coda. Sul serio, qualcuno si è mai messo a vedersi tutti i fottuti titoli di coda? Non credo proprio. Forse, solo lo sfigato che ha dovuto comporli e aggiungerli alla fine del film / gioco o che sia. Comunque, un finale spettacolare per la cavalcata del drago, e un po' ambiguo per quegli strani occhi viola. Cosa cazzo mi rappresentano? Forse la brama di cazzo cibernetico della dottoressa? Davvero non lo so. Come vedete, ora posso girovagare quanto cazzo mi piace sull'isola maledetta. E credo che mi terrò la cosa in riservo per fare un altro viaggio, quando quello di Jason Brody sarà terminato. Che ve ne pare come idea? Se preferite altre robe let me know, fatemi sapere insomma. Anche perché se non vi frega niente, io inizio a giocarci per cazzi miei, senza registrare niente. Ma ora, è tempo di dire addio a questo robot super cazzuto che ci ha accompagnato per ben 19 episodi.